sorpresa perché non immaginavo di vedere alcuni volti che ero qualche mese che non vedevo. Io ho accettato questo, di partecipare alla vostra associazione, in questo caso anche alla carica di vicepresidente che Daniele ha insistito che io accettassi. Io, come ha anticipato Daniele, da 24 anni circa ormai faccio la navetta con la Romania tutti i mesi, quindi praticamente sono uno di voi. Sono tornato ieri notte alle 7 e mezza, sono sempre via, quindi io assieme ai rumeni mi trovo non bene, benissimo, insomma. Potrei quasi dire che un terzo della mia vita l'ho quasi trascorsa in Romania, quindi per me avere un dialogo con i rumeni, conoscere i problemi di rumeni, cosa voglio dire tutti i giorni, forse li conosco quanto voi perché insomma, andando e tornando, avendo 50-60 dipendenti, conosco tutte le problematiche delle famiglie dei rumeni, soprattutto di quelle famiglie che come voi si trovano in condizioni probabilmente disagiate, le quali veramente anche loro hanno tutti l'aspirazione di voler venire fuori, di voler venire, anzi io svariate persone le ho persino aiutate, miei dipendenti o familiari dei miei dipendenti, perché venissero, ad alcuni ho trovato anche dei posti di lavoro magari in altre parti della Sardegna tramite i miei colleghi, quindi trovarmi qua per me, voglio dire, è una cosa quasi naturale, mi trovo in famiglia. Quindi vi ringrazio intanto per avermi, come dire, accolto come uno di voi. Se vi fa piacere essere anche il vostro vicepresidente in questa associazione, in questa avventura. I problemi che voi avete enunciato e che state enunciando sono problemi reali, li vivo anch'io in prima persona, anche perché io che ho una suocera anziana, anche io ho delle signore che aiutano mia suocera, quindi tutte le cose che voi state evidenziando sono fatti veri, cose che accadono tutti i giorni. Certo, non è semplice, come si diceva, cercare di superarle, perché la mentalità delle famiglie, come spiegava il dottore, è proprio quella all'origine di questo termine. Continua la famiglia a considerare ancora, voglio dire, non dico schiavo, ma zeracco, quindi in un senso un po' dispregiativo di uno che aiutava. Però credo che anche le famiglie sarde che nella loro storia hanno l'emigrazione come l'avete avuta voi, rumeni, perché anche il nostro è stato un popolo di emigrati, anche noi 70 anni fa, 60 anni fa avevamo una marea di servi che andavano a Roma, a Milano a servire i padroni cosiddetti, quindi l'abbiamo conosciuto e ancora credo che questo problema immagino che benché sia una cosa che ormai appartiene un po' al passato, nella speranza che non ritorni questa necessità anche per noi sardi di dover andare fuori, perché le cose come voi sapete in Sardegna e in Italia sono molto difficili, continuano ad essere difficili, molte persone hanno ripreso a viaggiare e a emigrare. Immagino, per concludere il discorso, che la famiglia sarda comunque abbia una predisposizione a capire anche queste situazioni, come diceva la signora, vanno spiegate. Ci sono i più adulti, immagino io, che queste cose le capiscano più dei più giovani, della signora giovane che magari ancora non vuole entrare in quest'ordine di idee, perché forse dimentica come i propri genitori, nonni, avi, hanno fatto e hanno subito e quanto a loro sarà dispiaciuto nel sentire i racconti di quello che pativano le persone che andavano a fare le domestiche, perché le nostre donne, le nostre antiche donne facevano come voi purtroppo le domestiche, nel centro Italia, nord Italia era strapieno, i signori, i politici, tutti avevano le sarde che facevano, poi abbiamo avuto emigrazioni di massa in questa zona, quindi credo che si possa ragionare con le famiglie, anche se è difficile, c'è una cultura nuova, però questi corsi, questa sensibilizzazione, se fatta nella maniera dovuta, si può fare. Certamente uno sforzo, ripeto quello che diceva il dottore, deve essere fatto anche da parte vostra. Far capire alla gente che non si può approfittare di, voglio dire, 24 ore di disponibilità, insomma, lo devono capire tutti. Io ero a pranzo con degli amici, e involontariamente abbiamo preso questo discorso, però vedevo che anche questi 6-7 amici, alcuni medici che hanno anche loro della gente a casa, capivano questo discorso e non si può più continuare ad approfittare di avere una persona 24 ore a disposizione.
capire anche il servizio che fa una come voi nei confronti di un nostro genitore per il quale noi per certi versi ci rifiutiamo di fare, e così è di fatto, no? Perché servirsi di una persona come assistente come voi è perché evidentemente uno della nostra famiglia non lo vuole fare, o non lo fa volentieri, o si trova scusa per non farlo. Possiamo usare tutti i termini che vogliamo, ma di fatto è quello, ancora non c'è la mentalità a volersi sollevare le mani che a volerlo fare. Quindi anche a pranzo, dicevo, sentivo che emergeva questo bisogno di chiarire il rapporto fra l'assistente e la famiglia. Quindi nelle mentalità più evolute, dove c'è un po' di cultura, a mio avviso queste cose già stanno avanzando. Il problema che diceva il signor Mario è verissimo. Le famiglie più povere non sanno, più povere, fanno finta di essere un po' più furbi, non sanno che cosa vuol dire il 730, l'unico, non sanno niente, vorrebbero pagare una cifra così e poi vediamoci in altre stanze. Quindi fare queste opere di sensibilizzazione, riunirvi anche fra di voi, parlarne, sacrificare qualche ora del giardinetto, magari a parlare anche di questi problemi che sono importanti, io immagino che sia una cosa necessaria, è una cosa anche fattibile. Se vogliamo, se volete migliorare la vostra condizione di assistente, bisogna probabilmente anche essere un pochino più professionali, cercare di trovare maggiore professionalità nello svolgimento del lavoro, in maniera tale che una non si presenti come una semplicissima cameriera, tra virgolette, ma che si possa presentare, se non proprio come una vera professionista, anche come una mezza professionista, che sappia anche trattare il paziente, visto che di paziente parliamo, alla fine in fine un malato è un paziente, anche dimostrare che non sei la solita donna che arriva così, lo prendi, lo sbatti, il malato, e c'è anche gente magari poco abituata, insomma anche poco educata. Cercare di essere più professionali in maniera tale che anche le pretese da parte di chi fa questo lavoro possono aumentare. Se invece non c'è professionalità o è zero, beh insomma, è come quando io assumo della gente in fabbrica in Romania, il primo mese, il secondo mese gli do il salario minimo di economia, come dite voi, dopo il secondo o terzo mese comincio pian piano a vedere che quello ha piacere di impegnarsi nel lavoro e si parla di uno stipendio diverso. Penso che anche qua nel vostro lavoro bisogna pian piano fare questo sforzo, perché chi come voi è qua da anni probabilmente questa fase l'ha già superata, ma chi arriva da mattina a sera, scende dal treno, dall'aereo e comincia, insomma viene dal paese, gli servono i soldi, ha una famiglia da mantenere, gli servono i soldi e si comporta come una povera donna che non sa come fare e fa come può fare. Magari questo non gli permette poi di avanzare molte pretese quando uno è un po' così. Quindi bisogna sicuramente dimostrare che siamo all'altezza di fare un lavoro, di farlo bene, seriamente, e allora si può intavolare, chiamiamolo col datore di lavoro, una discussione che ti permette anche di pretendere qualcosa di più, di pretendere quelli che sono i tuoi diritti, senza mai dimenticarsi anche che anche l'assistente ha dei doveri, non solo dei diritti. E quei doveri devono essere resi bene, perché quando mettiamo una famiglia, che in questo caso la famiglia è comunque un datore di lavoro, nelle condizioni di dover applicare le regole come le deve applicare, probabilmente anche il datore di lavoro, la famiglia, chiederà anche lì che il dovere di chi svolge un lavoro sia fatto secondo le competenze. Quindi da questo punto di vista bisogna un po' crescere, credo. Grazie.